forma qua, sì, è una forma da 120 kg. 120 kg di formaggio, yeah. Poi abbiamo questo qua, abbiamo stagionato in grotta, che anche lui intorno ai 90 kg di forma. Per tre giorni Arezzo al centro del mondo con le eccellenze provenienti da 33 paesi, oltre 200 gli stand, è la 12ª edizione del mercato internazionale. Un'edizione particolarmente ricca, si è accresciuto il numero dei nostri espositori locali, sono 70, che portano quindi un contributo importante a quella che è la kermesse dei cibi di tutto il mondo, perché noi nulla abbiamo da invidiare al resto e che diventa sempre più affascinante perché sempre più multietnica. Il mercato internazionale si amplia sempre di più, programma della 12ª edizione ancora più ricco, anche le piazze del centro storico coinvolte, piazza Risorgimento con il giardino d'autunno e piazza San Jacopo con i produttori locali in collaborazione col Coldiretti. In più il mercato internazionale si amplia social network, due grandi contest fotografici, Parti con Gusto che metterà in palio per lo scatto migliore del mercato un viaggio in una capitale europea e 200 banchi in 200 secondi, un contest molto interessante di video realizzato in collaborazione con il liceo artistico di Arezzo. Conoscere attraverso il cibo, attraverso gli usi, i costumi, insomma i prodotti delle varie comunità significa ampliare, come dire, anche la propria ottica, quindi aiuta sicuramente in quel processo di integrazione con gli altri popoli e significa un bel, come dire, occasione per poter far sì che questo pensiero dell'integrazione non sia soltanto un pensiero ma possa effettivamente basarsi anche sulla conoscenza, no? Perché i cibi, i costumi, toccarli con mano fa la differenza. Ormai è un appuntamento fisso, gli aretini non solo ci sono abituati, io che lavoro anche fuori Arezzo si sente parlare del mercato internazionale anche fuori dalla nostra città, credo che sia un importante punto di riferimento per le contaminazioni culturali, lasciami questo passaggio perché non tutti hanno la possibilità comunque di viaggiare, qui si conoscono culture diverse, sapori diversi, cibi che in qualche modo ci avvicinano ad altri mondi e ad altre persone. È una bella occasione per stare insieme, sempre tanta gente, speriamo come gli anni passati che il tempo ci assista, anche perché ci sono anche tanti operatori locali, credo che questo mix tra operatori locali e operatori che vengono da fuori sia la scelta vincente che rende questo mercato ancora più importante per il nostro territorio. Come siamo dalla Russia, possiamo proporre magari una tartina con caviale e bicchierino di vodka. Come sta riscuotendo successo? Benissimo, in Arezzo una bellissima piazza, bella gente, piace tantissimo. Vediamo anche un bel abito, che cosa rappresenta? Grazie, il costume tradizionale russo. Quindi, insomma, siamo come essere in Russia. Sì, infatti.